un appunto conquistato forse è meglio che niente questa sera. No, assolutamente, assolutamente, sempre meglio muovere la classifica e dare continuità ai risultati che stiamo facendo da un paio di mesi a questa parte. È stata una prestazione purtroppo sottotono per tanti aspetti, ma sapevamo che queste sono le partite più difficili da affrontare. Abbiamo visto noi a Carpi e siamo andati là da ultimi in classifica e abbiamo dominato. Oggi purtroppo era una partita insidiosa e nascondeva appunto tanti pericoli. E primo tempo abbiamo giocato male, sbagliato l'approccio e abbiamo perso troppi contrasti, eravamo troppo forse timorosi, ci siamo abbassati troppo. Il secondo tempo c'è da dire che c'è stata una bella reazione e bisogna ripartire da lì. E per come abbiamo giocato e per come si è messa la partita è un punto guadagnato. Senti, tatticamente ti ho visto sempre abbastanza vicino al tuo collega di reparto Raicevic, c'era una scelta tecnica ben precisa quella oppure ti ci trovavi per colpa dei difensori avversari? No, diciamo che per caratteristiche Alino è uno che gli piace più giocare tra le linee, insomma palla addosso. Io per caratteristiche, per indole, sono uno che è più attaccante, a cui piace più attaccare la profondità, quindi spesso mi trovavo vicino a Filip e era comunque anche una cosa preparata, insomma, ecco. Senti, una prima parte di campionato che si conclude così come si conclude, diciamo che poteva andare peggio, poteva andare meglio, comunque diciamo le premesse per il girone di ritorno sotto un certo aspetto possono esserci, no? Sì, assolutamente, ripeto, dobbiamo ripartire dalle ultime prestazioni e fare veramente un girone di ritorno tosto e con i coglioni, insomma, perché siamo ancora in una posizione di classifica non bella, però abbiamo tutte le carte in regola per tirarci fuori, quindi dobbiamo sfruttare questo mese per prepararci fisicamente, soprattutto mentalmente, ad andare a 3.000 questi 6 mesi che mancano. Anche perché oggi forse un leggero passo indietro c'è stato rispetto all'ultima uscita. Sì, probabilmente sì, però ogni partita è una storia a sé, sono frasi fatte, ma alla fine è la verità. E a Carpi veramente abbiamo fatto una grande partita, oggi c'è stato un passo indietro, però ripeto, dipende da tante cose, dall'avversario, dalla partita, dalla condizione fisica, comunque era la terza partita in una settimana, quindi qualcuno ha giocato sempre, anche questo vuol dire. Però ripeto, ripartiamo dalla reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo e ancora il campionato è lungo, ma abbiamo fatto vedere che siamo vivi.